Gentili amici cari telespettatori, siamo così giunti alla sesta trasmissione di questo ciclo dell'altra voce che abbiamo dato per titolo il culto evangelico. Crediamo che nelle cinque trasmissioni precedenti abbiamo praticamente dato già la corposità alla chiarificazione, soprattutto alla comprensione, alla conoscenza di questo argomento che è come si svolge, come avviene, eh, quali sono le caratteristiche del culto cristiano evangelico che vengono rese nelle nostre chiese cristiane evangeliche. Ebbene, con questa trasmissione possiamo tranquillamente e certamente concludere dando una panoramica abbastanza precisa. Difatti, tratteremo sempre per questa serie, ed è l'ultima di questa serie, il culto evangelico, il saluto, l'offerta e il ringraziamento. Però consentitemi, come sempre, di presentarvi i servitori di Dio qui convenuti. Sulla mia sinistra c'è il pastore Vincenzo Esposito e l'anziano Elpidio Pezzella e il pastore Enzo Esposito della Nuova Pentecoste di Aversa. Detto questo, entriamo sempre con la normale tecnica, come ma la maggior parte di voi l'avete assimilata, delle domande e al pastore Vincenzo Esposito gli chiediamo... Perché tanta importanza al saluto cristiano? Le chiese pentecostali, particolarmente le chiese pentecostali, um, usano questo saluto, che è un saluto biblico, ovviamente, scritturale, trova la sua espressione massima uh, dopo la resurrezione di Gesù nel Vangelo secondo Giovanni, ed è quella meravigliosa frase, pace a voi, che Gesù uh, disse ai discepoli dopo che fu risorto. È ovvio che uh, questa, uh, questa espressione è, è tutto un, un, un programma perché non è soltanto un, una parolina buttata lì, pace a voi, oppure quando i fratelli si incontrano pace, 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 pace. Non è così. Perché Gesù aveva un significato e questo significato è stato poi assimilato particolarmente dalla chiesa pentecostale. Che significato? Perché ha questo significato, dovremmo domandarci. Che significa pace a voi? Significa questo. Innanzitutto Gesù viene definito il principe della pace. Ora, per coloro che hanno fatto un'esperienza in Cristo <ride> Gesù il Signore, hanno assimilato lo spirito di Gesù e quindi questo spirito di Gesù muove la vita di coloro che lo hanno accettato e sono nati in nuova nascita, nuova novità di vita. Questa pace è entrata nel loro cuore, tant'è che è stata assimilata dal DNA del credente. Per cui quando ci si incontra con un fratello in una comunità di cui si vive questa fratellanza e questo rapporto d'amore, viene spontaneo il gesto profondo, non soltanto di stringere la mano, di abbracciarlo, va bene, ma proprio di consolidare, di trasmettere questa pace. Gesù quando disse nel Vangelo secondo Giovanni in mezzo agli undici, disse, dopo che fu, fu risorto, disse pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi, e detto questo fiò su loro e disse ricevete lo Spirito Santo. Ora, in virtù di questo messaggio straordinario, promuovere questa pace... Esaltare questa pace di Dio, trasmetterla ai nostri fratelli, sta proprio a significare un rapporto che non ci vede come due entità distanti l'uno dall'altro di cui c'è l'amore per lo stesso Dio, ma che in realtà non ci si conosce. Ma il pace a voi sta a testimoniare di un coniugio, cioè di un rapporto di fratellanza che va al di là di ciò che può apparire normalmente. Perché? Perché si vive uno stesso rapporto di fede si vive lo stesso rapporto d'amore, si vive lo stesso rapporto di condivisione e di comunione con Dio. Dunque il pace a voi assume una dimensione anche e soprattutto escatologica. Cioè perché? Perché il pace a voi è in virtù di colui che dovrà venire veramente per manifestare la pace verso la sua Chiesa a completamento di quell'opera redentrice che oggi noi viviamo e che oggi noi annunziamo e annunziamo anche a coloro che ci ascoltano in questo momento. Quindi il pace a voi ha una caratteristica e una peculiarità molto particolare. Rappresenta il fondamento stesso su cui hanno valore la nostra fede cristiana e il nostro modo di predicare l'Evangelo in Cristo Gesù. Ringraziamo il pastore Vincenzo Esposito per la sua dotta esposizione. Io vorrei aggiungere qualcosa di esperienza. Nel 1956 l'anno in cui io ricevevo la fede evangelica pentecostale e quindi accettavo ed entravo come membro eh, della prima chiesa pentecostale a cui facevo capo al nord di Napoli e voglio dirlo chiaramente era al quadrivo di Secondigliano, ebbene eh, i fratelli in maniera meno dotta mi spiegarono perché si salutavano con pace e neanche pace e bene che d'altronde è in uso una buona parte della realtà della Chiesa Cattolica. E io, nella maniera più, più semplice, chiedevo perché non ci diciamo buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, ma tutti quanti ci salutiamo pace, neanche pace a voi, pace. E nella maniera meno dotta, ripeto, eh, della esposizione del pastore, esposita erano uomini che avevano un livello di cultura veramente basso, ma con un cuore grande così per la fede, mi dicevano: Ma tu come puoi avere e come puoi avere un buongiorno, un buon pomeriggio e un buonasera se hai, non hai la pace nel cuore. E anche la notte, buonanotte, come fai a dormire se non hai pace nel cuore? La pace diviene soltanto se tu hai fatto pace con Dio e se hai ricevuto il perdono e se hai confidenza con Dio. A me mi bastò, era allora un studentello, mi sentivo superiore eh, culturalmente a tanti di loro in quell'epoca, epoca, ma dovetti e accettai di buon grado quella realtà che ancora oggi, grazie a Dio, nella maggior parte delle nostre chiese pentecostali esiste, pace. Poi ho incontrato differenziazioni durante le, il cammino, ho trovato chiese dove i credenti, eh, prima di dare la pace vogliono accertarsi con chi la danno la pace, anche questo... Non l'ho sentita troppo buona, per la verità non l'ho gustata molto questa realtà. E poi oggi, in questi giorni, stiamo assistendo a molte chiese, anche nostre, pentecostali, che stanno dicendo il buongiorno, il buonasera e stanno eliminando anche il fratello e la sorella. E a questo punto io credo che sia la secolarizzazione che sta entrando in quella realtà spirituale che è la famiglia di Dio. No. Dice, ma forse è una forma di fanatismo quello di dire pace. Una cosa è certa che quando anche in pubblico si sente pace tutti si girano. Ed è importante capire di che cosa si parla. Oggi che si parla di pace da tutte le parti e non esiste la pace. Il principe della pace, lo diceva il pastore Esposito, è Gesù Cristo. Molti si vergognavano, anch'io forse un tempo, eh, quando non ero, eh, diciamo pure, eh, realmente immerso nella realtà spirituale. La gente che mi sente di pace si gira e mi guardano. Oggi io ritengo che sia un pregio e non un difetto, ma non per farlo nella maniera fanatica, ma nella maniera spontanea. Com'è bello, era qualcuno che dice pace? Andiamo guerra di qua, guerra di là, terroristi. Grazie al Signore possiamo parlare di pace e neanche di pace è bene. Qualche volta ho chiesto anche questo a quei fratelli. Sapete cosa mi hanno risposto? Adesso stanno col Signore quasi la maggior parte. Dice, ma se non hai la pace, come puoi avere il bene? E se c'è la pace, di conseguenza, non hai anche il bene? E io mi sono accontentato di questa spiegazione. Speriamo che vi accontentate anche voi. E voglio passare alla seconda domanda che rivolgo all'anziano Elpidio. Anche il momento dell'offerta, quindi la pace, penso che abbiamo chiarificato, chiarito il concetto. E anche il momento dell'offerta, il suo valore nel culto evangelico offerta. Parliamo nel video. Per tanti la parola offerta mette i brividi, qualcosa da eliminare dal culto. Ci mettono la S. Sì, un'offerta che diventa sofferta. Infatti, qualcuno che poi offre al Signore lo fa con tanta sofferenza nel cuore. Invece ritengo che l'offerta è uno dei momenti di più alta celebrazione del culto. Nell'offerta vedo due realtà. La prima, innanzitutto, che le nostre chiese si autofinanziano. L'offerta è il mezzo per sostenere le spese della comunità locale. Non serve ad arricchire nessuno, anzi, le nostre chiese non ricevono finanziamenti esterni, ne sono sostenuti da qualche ente. Ed ecco che l'offerta spontanea di tutti i credenti serve. A coprire le spese quotidiane per il mantenimento di un locale di culto, ma per quanto riguarda il culto, inteso come celebrazione, l'offerta è il momento in cui il credente, dopo che ha potuto pregare, innalzare il nome del Signore, presentare le sue richieste, con l'offerta si può manifestare in un altro modo la propria riconoscenza verso Dio. C'era cioè, il Re Davide che, dopo che offriva al Signore, poteva dire: Signore, ma. Oh Eterno, che cosa ti ho dato? Posso offrirti il meglio, ma poi alla fine dei conti quello che ti ho offerto è sempre tuo. Quindi in realtà non ti sto dando nulla di mio. Quindi l'offerta è uno strumento per poter manifestare al Signore la riconoscenza di tutto ciò che Dio può donarci ogni giorno. Ed è brutto poi vedere in qualcuno un'offerta che diventa s'offerta, anzi l'offerta nel culto deve essere un momento di gioia, di allegrezza, dove il credente manifesta, apre il proprio portafoglio al Signore. Nelle nostre, nelle nostre chiese, nei nostri pulpiti viene spesso insegnato che il credente che nasce di nuovo, quando scende nelle acque battesimale, quando si battezza, deve essere battezzato anche con il proprio portafoglio, perché il credente che poi non sa donare a Dio, che non sa manifestare la propria riconoscenza al Signore con il lato economico, è un credente zoppicante, che è privo di qualche cosa e poi perde una delle più grandi benedizioni, quelle che Gesù ebbe ad insegnare ai suoi discepoli, quando poté dire loro che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È il credente che nel culto non sa dare, forse perde molto dal Signore, perché chi non dà Forse probabilmente può darsi che non riceve neanche. E detto questo, dovremmo dire tante cose, ma su questo ci sono insegnamenti biblici che richiedono poi approfondimenti maggiori e chiarificazioni bibliche maggiori. Dobbiamo soltanto dire che è più bello il dare che il ricevere. E la liberazione dell'uomo dall'egoismo e dall'avalizia. Questo possiamo dirlo in maniera eh, concreta e quelli che soffrono con l'offerta sono quelli che sono ancora vittime schiavi dell'avarizia e quindi l'avarizia è idolatria davanti alla presenza di Dio. Vogliamo continuare con la nostra rapida panoramica per la conclusione dell'argomento e al pastore Enzo Esposito, uno lo chiamo Vincenzo, un altro Enzo per differenziarli, al pastore Enzo Esposito vogliamo dirgli e chiedergli parlaci un pochino anche del ringraziamento. Amen. Anche questo è un altro momento. Importante del, dell'andamento dei nostri culti. Eh, non è una fase liturgica vera e propria, ben precisa, ma subito dopo quello che è la predicazione ritengo che è, il, è un momento più importante e spirituale perché, con fasi diverse, con espressioni diverse, il ringraziamento è un atto di sottomissione, di riconoscimento a quello che è l'opera che Dio fa nella nostra vita ed è anche l'essenza stessa per cui noi stiamo lì presenti in questo culto a dare la nostra adorazione e la nostra celebrazione al Signore. Ce ne sono tanti di passi che esprimono questo ringraziamento a parola di Dio nel Vecchio e Nuovo Testamento, ce n'è uno molto breve che condensa un po' il tutto, che troviamo nel Salmo 100 ed è il versetto 4, e esprime, entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebrate e benedite il suo nome. Il ringraziamento è quello che apre le porte a quello che è la comunione eh, con eh, quello che è la spiritualità con Dio. Dicevo, non è un atto liturgico ben preciso, come, perché un atto molto importante, il più importante, quello centrale, è la predicazione della parola di Dio, però viene come fase, subito dopo, io ritengo, come importanza nell'ordine del culto, anche se, come dicevo prima, si esprime in, man in maniera diversa, e l'abbiamo visto. Il ringraziamento è un riconoscimento, non è come nella buona educazione, nella buona etica. Un atto doveroso ad un qualcosa che abbiamo ricevuto, ma in questo caso è un atto dovuto al nostro Dio. Per cui eh, questo ringraziamento esprime tutta la nostra gratitudine per la possibilità di avere, di stare nella Sua presenza, di godere della Sua benedizione, di godere degli effetti della benedizione di Dio, laddove con ubbidienza noi esprimiamo la nostra lode, il nostro ringraziamento e la gratitudine per essere nella presenza di Dio e nelle altre sfere, sfere dello spirito. Quindi il ringraziamento non avviene con un atto liturgico eh, formale e, e fine a se stesso, ma avviene con il canto, avviene in qualche caso con le testimonianze pubbliche in modo da rendere conto della grandezza del, del proprio Dio e di ciò che fa nella, nel, nella, nelle nostre vite ed è anche e soprattutto, come dicevo prima, un atto di umiltà, di sottomissione, di riconoscimento che tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che facciamo, anche un attimo solo della nostra vita, eh, l'attimo dopo, è un motivo di ringraziamento al nostro Dio. E anche perché noi crediamo alla promessa del Signore. E quando chiediamo qualche cosa, facendolo con ringraziamento, lo, eh, prima ancora si può, eh, di averlo ricevuto, è perché abbiamo fiducia che il nostro Dio fa tutto ciò che è per il nostro bene e quando è nella sua volontà, non c'è niente che Egli non ci dà se noi lo crediamo per fede. Questo diventa quindi un atto di ringraziamento al nostro Dio il fatto stesso di essere nella sua presenza è un motivo di ringraziamento per il nostro Signore. Ed è quindi una fase fondamentale spirituale della, dei nostri culti. Come abbiamo potuto notare, il culto evangelico è ricco di momenti particolari, è un culto effervescente. Voglio usare questa espressione perché sicuramente dona eh, l'esatta cognizione a chiunque. E di questi momenti ce ne sono tanti, anzi. In questo possiamo dire che anche in questo, nel culto cristiano evangelico, eh, siamo imitati e ci fa piacere che questa imitazione, sono stato delicato, vero? E in questa imitazione possa portare beneficio alle anime, che poi d'altronde il desiderio è, è quello di Dio, che il culto sia reso soltanto a Dio e che nel rendere il culto a Dio le persone siano benedette di quella benedizione che solo Dio può dare. Detto questo, vorrei rivolgermi all'anziano Elpidio per chiedergli: beh, ci sono altri momenti in questa celebrazione eh, del nostro culto eh, che rendono appunto l'effervescenza del culto. Puoi dirci qualcosa? Sì, alcuni li menzionava poc'anzi il pastore Enzo Esposito. Vorrei dire che il culto evangelico, effervescente, così come lo definiva il pastore Remo, è un'effervescenza che viene non da una liturgia. Prestabilito, perché il culto evangelico, pur avendo una linea molto generale di svolgimento, viene lasciato quella che noi definiamo la libertà dello spirito. Che cosa vuol dire un culto nella libertà dello spirito? Che, pur seguendo ecco, un ordine di celebrazioni, non c'è ce né un tempo stabilito nelle delle preghiere prefissate, né dei momenti stabiliti in precedenza. In linea generale un culto evangelico che ha inizio con un'apertura del conduttore ha sempre una parte di celebrazione fatta di, di lode, soprattutto una celebrazione ricca di canti, dove attraverso gli strumenti, così come poteva insegnare il re Davide, celebrate l'Eterno con tutti i vostri strumenti. Con quelli che sono a disposizione nelle varie comunità vengono ecco recitati, in, innalzati, inneggiati, cantati dei canti che servono ai credenti per celebrare il nome del Signore attraverso la musica e il canto. A, quest, a questo momento succede sempre un momento di, di preghiera. Una preghiera che può avere la supplica, preghiere di richiesta al Signore, ci possono essere preghiere di ringraziamento per quanto si è chiesto al Signore, si viene poi ad inserire il momento della celebrazione attraverso l'offerta, ma poi il momento più solenne, di più alta celebrazione è quello della predicazione della parola, dove viene innalzato il nome di Cristo Gesù, dove viene predicata la parola la parola di Cristo Gesù, così come scrive Paolo ai Romani, noi predichiamo Cristo crocifisso, deve essere innalzato il nome del Signore Gesù, viene proclamata la grazia, viene annunciata la salvezza, l'amore di Dio per tutti gli uomini, dopodiché c'è ancora un'amministrazione in quella che è la preghiera, secondo poi dei ministeri locali. Ecco, il popolo si riunisce attorno alla parola di Dio e innalza il nome del Signore attraverso diversi momenti di celebrazione, dove l'uno è legato all'altro, dove sembra che l'uno è più importante dell'altro, ma che messi insieme rendono quell'effervescenza del culto che permette al cuore di ogni persona di aprirsi e di innalzare e glorificare il suo santo nome. Bene, dalla esposizione dell'anziano Elpedio. Potete comprendere, potremmo avere un'immagine di una grande tavolata festosa, dove ogni commensale non sarà deluso, ne uscirà con, spiritualmente parlando, la giusta alimentazione, ma la gioia e la gioia di aver incontrato, di fatto, nella comunione con i suoi fratelli e le sue sorelle, di aver incontrato il Signore è il padrone della vita di questi nostri fratelli e di noi stessi che è Gesù Cristo il Signore. Bene, abbiamo quindi dato un poco tutta, eh, diciamo, la parte, i tre quarti della realtà del culto evangelico e affidiamo al pastore Enzo Esposito la parte, eh, la parte conclusiva. Eh, o meglio, saranno tutti e due gli esposito che ci daranno la conclusione. Ad Enzo gli chiediamo: anche nella conclusione del culto si vivono momenti di fraternità, di convivialità, possiamo dirne qualcosa? Sì, senz'altro, perché se durante il culto avviene un momento di intensa spiritualità e di comunione con Dio, ma la comunione con Dio non può prescindere dalla comunione con, con quelli che sono i fratelli. Eh, tutta la, la predicazione di, del nostro Signore Gesù Cristo è, è improntata su questo: sull'amarsi gli uni agli altri, sul stare insieme gli uni agli altri. Il nostro culto non è un momento liturgico fine a se stesso dove ognuno può partecipare in maniera personale, egoistica, egocentrica, chiuso a se stesso: cioè non voglio guardare niente a nessuno, cioè ho i miei problemi, voglio andare in chiesa in quel momento e poi magari me lo voglio tornare a casa senza guardare in faccia a nessuno. Gesù ha insegnato. Di amare addirittura i nemici, figuriamoci quelli con cui stiamo insieme e stiamo dando gloria a Dio. Per cui, questo momento di convivialità non è un atto, un atto dovuto, ma è un atto sentito, un atto spontaneo che avviene subito dopo quello che è stato il, la celebrazione del culto stesso. Perché gli effetti della benedizione di Dio stesso, il motivo stesso per cui siamo stati a un culto, è quello di avere una comunione insieme, di avere una comunione tutti quanti. E questa convivialità ne avviene poi in maniera spontanea perché è esattamente l'opposto: non è un fine a se stesso, non è un atto liturgico da fare per un atto dovuto e poi chi si è visto si è visto, ma è un voler convivere e stare insieme in quello che è quell'insegnamento meraviglioso di Cristo Gesù. Che devo condensare così, amatevi gli uni e gli altri. E quindi è uno scambiarsi le esperienze, è uno scambiarsi incoraggiamenti è uno scambiarsi eh, i saluti perché amandoci gli uni agli altri, è da quello che si vedrà che voi amate Dio, dice la parola di Dio. Dobbiamo dire qualcosa che speriamo i nostri telespettatori possano recepire mediante la guida dello Spirito che sicuramente eh, si attiverà neanche nei vostri riguardi. Nel culto cristiano evangelico l'ego, l'io, viene abbassato. e Voglio riferirmi a quello che è stata la definizione di un anziano servitore di Dio che è col Signore da molti anni, nella comunione, nel culto, c'è veramente quella Chiesa invisibile, quella Chiesa che non mostra la carnalità individuale e poi collettiva, ma l'io viene veramente abbassato e ciò che può rappresentare il livello sociale viene livellato da una perfetta livella che è quella dello Spirito Santo di Dio. Nel dire queste parole sentiamo la benedizione perché la viviamo, grazie a Dio, gentili telespettatori. E speriamo di potervi vedere qualche volta, di venire a sperimentare con noi nelle chiese di Gesù, nostra certezza, questa realtà. Dico questo perché noi conosciamo le chiese di cui facciamo parte, conosciamo la loro spiritualità, conosciamo eh, il ministerio che contraddistingue ogni chiesa, che fa parte di qualcosa a cui non può assolutamente essere ignorato dall'uno o dall'altra parte. Ma non è una pubblicità, perché anche nei programmi evangelistici, e voi conoscete io personalmente da tanti anni l'altro programma che è, è quello che è il programma di questa Chiesa, delle Chiese Nuova Pentecoste, Gesù è il Signore. Non abbiamo mai fatto nessun tipo di pubblicità a livello di Chiesa di proselitismo ma abbiamo semplicemente, predichiamo la parola di Dio mostrandovi in parte quello che succede. Certamente quello che realizzate attraverso un video non è la stessa realtà che si può realizzare nel vivo. È vero, è soltanto un'idea, un'immagine, la parola, la predicazione è quella che è, ma il contesto della comunione è qualcosa che bisogna viverla in loco. Dicendo questo, vi esortiamo proprio a ricercare valori veri, autentici, se non ci fosse il culto non ci sarebbe la Chiesa, non ci sarebbe niente. Voglio rispondere anche a certi credenti che a volte dicono io a casa mia faccio e dico, tu a casa tua non fai e non dici, perché il corpo di Cristo e il culto l'ha ideato il Signore Gesù Cristo, che è il capo della nostra fede. E per cui uno si può arrangiare con tanti panini, ma non può vivere con i panini, deve mangiare il cibo sodo, deve mangiare il cibo adatto, deve godere della comunione dei santi, dei santi vivi. E poi un giorno essere con quelli che qui non sono vivi, ma che l'eternità già vi ha assorbiti. Bene, a questo punto dobbiamo concludere soltanto con un aspetto che può sembrare un aspetto, diciamo, poco importante, ma invece è importante. E vogliamo fare questa domanda, rivolgiamo domanda e conclusiva al pastore Vincenzo Esposito: gli ospiti, cioè coloro che vengono a curiosare per vedere, il, le nostre chiese sono aperte e eh, assolutamente non troverete sbarramenti di nessun genere, bisogna solo attenersi all'ordine del servizio, questo è previsto anche dalle leggi. Ebbene, gli ospiti che vengono per, la prima, per le prime volte, come vivono in genere questa esperienza? Io Vorrei testimoniare di ciò che è successo a me proprio per dare il senso di quando il pastore Remo su questa domanda pone. In realtà sono vissuto in un ambiente molto cattolico. Da piccolino vi servivo a messa tranquillamente come tanti ragazzi fino all'adolescenza, poi lasciai la chiesa, a un determinato punto della mia vita qualcuno mi parlò di Gesù e io accettai eh, questo Gesù con tutto il mio cuore. È entrato per la prima volta in un culto evangelico, successe questo, che una cosa mi colpì profondamente, fu di vedere innanzitutto un, dei canti che che così entravano nell'anima e nel cuore, di vedere i fratelli e le sorelle che alzavano le mani e lodavano il Signore con una grande semplicità di cuore, vedere, come è stato detto, una festa particolare. E, e, e ciò che è successo a me fu quello che accade un po' a quanti per la prima volta entrano in un culto evangelico, fu quello di stupore, di meraviglia. Di, di, di stupefacente, qualche cosa che io dissi, ricordo adesso come allora, sono passati oltre più di 20 anni: dissi, è una cosa meravigliosa. Io non ho mai visto una cosa del genere. C'è cioè, qualcosa che colpì profondamente il mio cuore. Sono passati tanti anni, adesso siamo pastori, siamo noi un pochettino a guidare i culti, ma quella gioia e quel sentimento è rimasto inalterato nel tempo. Questo per dire che cosa? che il concetto di Chiesa che ci riguarda è un concetto che va a, a, ad avere la sua analisi profonda nel concetto di comunità e vi è una, una, grande, una grande differenza e insegnamento su questo. La comunità non sono tante persone distinte, senza conoscersi, che in un giorno alla settimana si trovano in uno stesso edificio per glorificare Dio, ma il concetto di comunità... È un corpo di Cristo, cioè significa un corpo di persone che vivono insieme, che si conoscono l'uno sull'altro. E quando viene il momento del culto, sono in una gioia profonda. Quelli che arrivano da fuori, vedendo questa gio gioia, ne rimangono meravigliati. Allora l'invito è per voi. Che forse per la prima volta non ci siete mai stati, di, come diceva il pastoremo, di intervenire nei nostri culti, nelle chiese che ci rappresentano ed assistere veramente di questa grande gioia che caratterizza un culto evangelico. Che al di là di tutto è un culto che nella semplicità. È un culto forse anche un po' rumoroso a volte, ma è un culto di grande cuore, di grande sincerità e di grande sentimento per l'opera di Cristo. Beh, il pastore ha toccato il, la, il volume. Sì, molti mettono anche qualche volta le mani negli orecchi, i volumi sono un po' alti. Siamo rumorosi, ma soprattutto nei culti pentecostali. Siamo rumorosi, ma non confusionari. Vogliamo chiarire anche questo concetto. E fratelli, amici cari... Il, rimane il nostro invito, la conclusione ormai è giunta, siamo al termine di questa trasmissione, c'è un piccolo coro che ci, fa, ci canta ogni tanto in chiesa che dice facciamo festa con Gesù, vi vogliamo invitare alla festa con Gesù. È su queste parole che vogliamo salutarvi, dandovi appuntamento alla stessa ora, stesso giorno, la stessa emittente, vi annunceremo l'argomento la prossima volta, il pastore Enzo Vincenzo Esposito. L'anziano Elpidio Pezzella, il pastore Vincenzo Esposito e Remo Cristallo vi salutano con salutissimo. Dio vi benedica.